sono io, il più bravo della classe sono io. Oh, scusi, io me ne vado, mi prendo un anno sabbatico. È stato bello stare in banco con te, Napoli. Me lo sono anche tatuato. Ma adesso me ne devo andare. Ma come, Luciano? Proprio adesso mi stavamo andando così bene. Mi spiace, Napoli, ma vedrai che troverai sicuramente qualcuno che vorrà stare in banco con te. Ragazzi, siamo a fine anno ed è questo il periodo delle gite. Ma andrà in gita soltanto chi si è comportato bene nelle verifiche di lingue straniere. Beh, ho già capito, prof. Io non vado. Calma, Juve. Di te parliamo dopo. Adesso procediamo. La gita a Istanbul è quella più ambita. E a Istanbul andrà Inter. No, prof, come Inter? Devo andarci io a Istanbul. C'era andato mio fratello 18 anni fa. Si era trovato malissimo, però... No, Milan, mi dispiace. Quest'anno, nelle verifiche di lingua straniera, l'Inter è andata molto meglio di te. Se c'era Leao. Ancora! Hai ripetuto 20 volte nel tema «Ah, se c'era Leao!». È una ripetizione, è un errore. E poi si dice «Se ci fosse stato Leao!». E comunque, Leao c'era. Inter, procediamo. Gita a Praga, Fiorentina. E per finire, gita a Budapest, Roma. E dai, dopo l'anno scorso Tirana, quest'anno pure Budapest. Peccato, perché quest'anno addirittura avevamo due posti disponibili per Budapest. Sta parlando con me, prof. Che anno di merda. Scusi, prof, però a casa è un casino. Mio papà è andato via di casa perché è indagato. Napoli è il migliore della classe, io ho saltato la gita a Budapest, l'Inter si fa la gita a Istanbul. Cosa può succedere ancora? Buongiorno, signor Presidente. Professoressa, buongiorno. Si ricorda quel caso delle verifiche di matematica i cui conti erano gonfiati? 7 più 7. 70! Ma no, Juve, fa 14. Ma perché continui a gonfiare i conti? Abbiamo rivalutato e le verifiche da annullare saranno 10. Quindi, prof, io adesso sono tra i 4 migliori della classe. E io divento la seconda migliore della classe. Ma ancora? Ma non aveva detto che le verifiche andavano bene? Adesso me le annullate ancora. Non si capisce più niente qua. Questa è la classe folcloristica, eh? In effetti Giuve ha ragione. Metti togli, anno scolastico è falsato. Se lo dice pure Mourinho, signor Preside, Ma non ti lamentare, va, già tanto che non ti hanno spedito nella sezione B. Signor Preside, già che ci siamo, non c'era mica anche quella questione relativa ai pagamenti delle rette scolastiche? Vabbè, signor Preside, per questa volta veniamoci incontro, patteggiamo. Vabbè, questa passi. Faremo un'ammenda. Come solo un'ammenda, signor Preside? Non vorrei mettere il dito nella piaga, ma bisogna attendere quello che deciderà la commissione esterna presieduta dal professor Ceferin. Vabbè, fosse una persecuzione però, è uno stillicidio, Oh, ma sono già usciti bocciati. Ma manca una settimana. Oh, calma. Allora, bocciati, Sampdoria e Cremonese. È da mo' che so di essere bocciato, quest'anno è un disastro. Ho avuto anche problemi in famiglia. Non so anche più se mi riscriverò l'anno prossimo a scuola. O magari parto dalla sezione D. No, Sampdoria, quindi non ci sei l'anno prossimo. Che peccato. Io ho promosso all'ultimo, sì. E quindi noi? Non c'è scritto niente. Ragazzi, mi spiace. Ci sarà ancora un bocciato. Si deciderà tutto la settimana prossima. Nein! Ma che succede nella classe di tedesco? L'ultima verifica! Ho sbagliato ultimo esercizio di ultima verifica! Auf Wiedersehen, Borussia! Poveraccio. Mi ricorda mio padre il 5 maggio del 2002. And after all. Ah, c'è chi ha portato anche la chitarra in gita. L'Inter fa cagare. Le parole, Gallagher. Buona gita allora, eh? Ma sì, tanto vedrai che andrà benissimo. Ma sì che andrà benissimo. Buona Istanbul. Veramente non sto ancora partendo per Istanbul. Sono appena tornato da Roma. Pure la gita a Roma si è fatta. Che anno di merda. E voi a casa mettete like al video, seguite gli autocorsi YouTube, altrimenti niente gita neanche voi. Aiaia.